Faccio scopa tutto. Sull'acqua ha già detto tutto Walter, quindi io non mi soffermo più di tanto, nel senso che sì, il referendum credo abbia messo in vista e abbia messo in evidenza la voglia dei cittadini di che questo servizio rimanga fuori dal lucro, fuori dagli interessi privati e che sia partecipato ai cittadini. Bisognerà trovare bisognerà ragionare su come porre in essere la tariffa, su una gestione che si punti sulla trasparenza, sulla partecipazione, sul contenimento del conflitto di interessi, che è un po' uno dei grossi mali che ha contaminato il nostro paese. E queste devono essere delle linee che ci guidano un po' nella ricerca di questi progetti. Ecco, poi, siccome il tema però non è solo l'acqua, ma sono i beni comuni, ecco, io mi sono posto soprattutto delle domande, ecco, perché praticamente i beni comuni vanno anche in qualche modo, credo, dovremmo dare anche una priorità, perché sono beni comuni che sono vitali, che sono fondamentali per la vita delle persone, per la democrazia dei paesi e altri beni magari che possiamo supporre beni, ma che in realtà magari bisogna un po', probabilmente una scala di valori che bisognerà trovare insieme. Ecco, per quanto riguarda proprio questo, però io ho una paura fondamentale, cioè che proprio perché se parliamo di beni comuni, purtroppo quello che viviamo in Italia oggi è drammatico, nel senso che la cultura è una cultura di chi se ne frega o che col denaro si possa comprare tutto. E non è proprio solo una classe dirigente, ma secondo me ha radici profonde anche nel popolo, nella gente, insomma, ecco. Quindi la mia paura è che non si riesca a passare con tanti discorsi, non solo a livello di gente, anche di media, che magari sembra che siano dalla nostra parte, anche con tante organizzazioni. Non credo che sia facile digerire e in qualche modo portare avanti questo tipo di cultura, ecco. Ecco, io credo che oggi più che mai, ecco, se un progetto di beni comuni ci deve accomunare, deve essere un progetto che guardi alla coscienza delle persone, cioè qualcosa che in qualche modo, ecco, la fase che credo più importante ed efficace è lavorare per dare una coscienza civile e morale attraverso iniziative che partano dal basso. Cioè oggi c'è anche una manifestazione a Milano, ricucire un'Italia sana che non si arrende, con Zagrebeschi, che sia con giustizia e libertà. Ecco, io credo che questo possa essere un pungolo, uno stimolo, ecco, per se questa comunità di beni comuni, ecco, si vuole ritrovare, ecco. Quindi un paese degli onesti, di gente capace di rispetto per la legalità, per i beni comuni e per il bene comune. Ecco. E quindi, ecco, io credo che questo risveglio delle coscienze deve partire a ciascuno di noi. E oggi succede che quelli che sono in Parlamento decidono i capi, no? Decide il capo, deve fare così e si fa così. Ecco, quello che deve contraddistinguerci in questo cammino, secondo me, è proprio invece di partire dal basso, di proporre iniziative di legge, proposte di legge dal basso, come abbiamo fatto anche per l'acqua, e di investire, ecco, la gente parlandone, facendola partecipe, e in questo senso, ecco, proprio perché beni comuni sono tanti, ecco, io direi anche dovremmo cominciare a affrontare e ciascuno personalmente mettersi dentro anche il discorso, non so, ci sono tante iniziative di quali tipo l'Italia sono anch'io, dove si chiede la cittadinanza agli stranieri nati in Italia, la legge elettorale, la difesa dei valori costituzionali, la difesa dell'informazione sul web, dell'informazione, lo smascheramento delle menzogne che vengono raccontate ai cittadini. Ecco, in questo senso qua ci sono tante iniziative alle quali dovremmo in qualche modo
partecipare perché vengano fuori, perché ormai credo che se vogliamo uscire, se vogliamo uscire dobbiamo essere in tanti e dobbiamo trovare la gente migliore, cioè dobbiamo metterci insieme la gente migliore, quella che almeno quella che chiede di non guardare a se stessa ma di guardare al bene del paese. Ecco. Per ultimo permettetemi solo di sempre in questa linea, ecco, di una considerazione su, proprio sulla riforma, su quello che compare nel decreto sull'emergenza economica. Questo decreto emergenza economica in due fasi parla, dice proprio così, in anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio in bilancio si applicano disposizioni di cui è il presente titolo. E più avanti, in attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato entro un anno adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono liberi ed è permesso tutto ciò che non è specialmente vietato alla legge. Cioè, in questa legge si anticipa una riforma costituzionale che non esiste, quindi ecco, voglio dire, si riversa sulla Costituzione l'incapacità di comprendere e risolvere i problemi ordinari. Ecco, quindi anche in questo senso qua ci sarà da lavorare, credo, in vista proprio perché anche questi articolo 41 rimane comunque un bene comune fondamentale, che è quello che in qualche modo apre la strada e illumina un po' anche la questione referendaria. Insomma, ecco, la gestione del privato deve avere determinati, è libera, ma deve anche essere regolata per il bene di tutti. Ecco, quindi, ecco, in questo senso qua, ecco, volevo dire, ecco, secondo me bisogna mettersi insieme con tutti quelli che ci sono, personalmente, darsi da fare su questi temi che sono di rilevanza proprio di formazione di una coscienza diversa, perché poi perché poi il cambiamento possa essere recepito e non ci ritroviamo invece, come spesso succede, a fare grandi proclami e a trovarci sempre da soli.